Ciao ragazzi, benvenuti sul canale di 3D Skill Up. Io sono Francesco Saviano e questo è il primo video della playlist Modellazione 3D con Blender. Con questa playlist impareremo a conoscere e usare molti degli strumenti di Blender che ci consentiranno di modellare molte cose della realtà che ci circonda e non solo. Oltre alla teoria, saranno presenti esempi ed esercizi di modellazione di semplici oggetti. È importante conoscere la teoria, le basi o i fondamenti di qualsiasi cosa vogliamo imparare a mettere in pratica. Tuttavia, possiamo imparare 100 libri di anatomia o di disegno, ma non ci serviranno molto se non pratichiamo le nozioni apprese. Occorre quindi un giusto equilibrio tra teoria e pratica. Bisogna fare e sbagliare, cimentarsi. Spesso sentiamo dire di accettare i propri limiti, ma un limite è solo una trappola mentale che alimenta dubbi e incertezze. Dobbiamo avere la consapevolezza dei nostri talenti e del nostro potenziale perché appartengono a tutti noi. Bisogna avere il coraggio di buttarsi nel mondo. In questo primo video vedremo che cos'è una mesh. Una mesh è costituita da vertici, spigoli e facce ed è l'oggetto che ci occorre per iniziare la modellazione. E la modellazione tramite mesh tipicamente parte da una mesh primitiva, che può essere un cubo, un cilindro, una sfera, eccetera. Poi aggiungendo nuove primitive, manipolando vertici, spigoli e facce, possiamo creare oggetti sempre più complessi. Quindi possiamo dire che una mesh, in italiano rete o maglia, è un insieme di vertici, spigoli e facce che ci permettono di creare e dare forma agli oggetti 3D. Il vertice è la parte più elementare di una mesh, è un punto nello spazio 3D rappresentato dalle coordinate x, y e z. I vertici vengono memorizzati in array. Preferisco modellare con una dimensione dei vertici maggiore e possiamo cambiare la dimensione del vertice andando in Edit, Preferences, Teams, 3D Viewport, Vertex Size. Uno spigolo, in inglese edge, è una linea che collega due vertici. Gli spigoli vengono utilizzati per costruire le facce che determineranno la topologia della superficie. Per topologia intendiamo la distribuzione di vertici, spigoli e facce su un oggetto 3D. Una faccia è l'area compresa tra 3, 4 o più vertici, rispettivamente triangoli, quadrangoli ed n-gon. Le facce compongono la superficie visibile di un oggetto e sono quelle che si vedono quando eseguiamo il rendering. Parleremo di topologie e di flusso più avanti, ma è bene tener presente fin da subito che quando modelliamo dobbiamo cercare di mantenere la topologia, e quindi la distribuzione di vertici, spigoli e facce, il più ordinata possibile, per evitare artefatti e deformazioni non desiderate. Oggi abbiamo visto che cos'è una mesh, il primo video della playlist Modellazione 3D con Blender. Se vi fa piacere, lasciate un like, scrivete un commento e seguite 3D Skill Up. Grazie ragazzi, alla prossima!